così, perfetto così. Può dire quello che vuoi. Questo è il problema. Quindi non negamo, no, ragazzi. Non lo so, date una mano anche voi. Urliamo. Sì. Che ti devo dire? Finalmente qualcuno ci ha ascoltato. Esco preoccupato perché abbiamo portato al tavolo la voce di medici, sindaci, governatori, genitori, imprenditori, lavoratori che chiedono misure forti, certe, drastiche, subito, senza eccezioni, senza dubbi, senza interpretazioni. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici dal sanitario alle forze dell'ordine all'alimentare, per ripartire sani tutti insieme fra poco, la risposta è stata no. E quindi c'è ancora totale incertezza, chi lavora, chi non lavora, chi apre, chi chiude, l'autocertificazione, la volontà, il negozio, il taxista, il parrucchiere. È il momento delle scelte forti, coerente, drastiche, che tutti capiscano. Ci siamo alzati con il dubbio di milioni di lavoratori, imprenditori, commercianti e cittadini italiani. Temiamo che qualcuno stia sottovalutando l'emergenza sanitaria che negli ospedali, ahimè, è evidente. E quindi speriamo che ci ripensino e ascoltino i territori, da nord a sud, perché la richiesta di una chiusura responsabile, seria, concreta, con degli aiuti economici immediati è da parte di tutti. Non vorremmo che l'emergenza sanitaria adesso e l'emergenza economica dopo avessero risposte incerte e a lungo termine. Sullo sfondo, e mi taccio, il nulla dell'Europa, il silenzio dell'Europa, che dimostra per una volta in più la sua lontananza dai cittadini. Noi abbiamo chiesto al governo alcune cose che crediamo servano. Pensiamo che serva un commissario straordinario all'emergenza, non una figura debole, una figura forte che possa in questo momento occuparsi di tutta l'emergenza a 360 gradi, di coordinare, ma che abbia anche dei poteri ordinamentali. Da questo punto di vista il Presidente del Consiglio ha aperto alla possibilità della nomina di un commissario, ma niente di più, e quindi non possiamo dire che questo accadrà. Abbiamo chiesto misure chiare, certe, definitive. Arrivati al punto in cui siamo, riteniamo che sarebbe probabilmente più utile chiudere tutto per 15 giorni, garantendo un piano di misure ovviamente per i servizi di prima necessità, però il rischio che si debba arrivare a una misura di questo tipo, magari fra altri 15 giorni, significa aiutare il contagio per poi comunque dover prendere delle misure rigide. Allora, se quelle misure si prende in considerazione di portarle avanti, noi riteniamo sia meglio farlo immediatamente. Questo abbiamo chiesto al governo, su questo il governo per ora non si dice, se non vado errata, disponibile e interessato. Chiaramente abbiamo fatto anche una serie infinita di proposte di misure compensative economiche per sostenere le imprese, per sostenere le fabbriche, per sostenere i lavoratori, per cui dall'estensione della cassa integrazione alla sospensione di tutti i pagamenti, passando per il sostegno per i lavoratori autonomi. Abbiamo provato a prevedere tutte le difficoltà, gli aiuti alle famiglie, i congedi parentali, insomma le misure sono tante, non avrei il tempo di dirlo. Crediamo che servano per questo delle risorse molto più ingenti di quelle che il governo ha stanziato finora. Noi abbiamo parlato di almeno 30 miliardi, ma anche i 30 miliardi li consideriamo un punto di partenza. I 7 miliardi e mezzo che ha stanziato ad oggi il governo sono assolutamente inadeguati per questa emergenza, sono meno di quanto oggi spendiamo per il reddito di cittadinanza. Noi siamo disponibili a votare il decreto sullo scostamento se qualcuno ci garantisce che è l'inizio di un percorso. Su questo il Ministro dell'Economia ha detto che è in fase di riflessione, e speriamo che queste riflessioni portino bene. E in ultimo, crediamo che serva l'Europa. L'Europa è totalmente assente. Serve l'Europa perché riteniamo che serva un piano della BCE pari al famoso bazooka di Draghi, almeno. Riteniamo che debba essere consentito utilizzare tutti i fondi europei senza vincoli e senza cofinanziamenti, e riteniamo che l'Europa debba svegliarsi. Abbiamo chiesto anche un sistema unico di individuazione
dei casi di contagio e dei decessi in tutti gli stati membri. Scusate, se in Francia ci sono 4 deputati e un ministro contagiati, vuol dire che in Francia il virus predilige ai politici? O che magari i dati sul contagio non sono quelli che conosciamo noi e sono più ampi? Forse sarebbe bene che l'Unione Europea adottasse per tutti gli stati membri lo stesso sistema. Queste sono le cose che abbiamo chiesto e in ultimo abbiamo chiesto che lunedì all'Eurogruppo non si escluda assolutamente il fondo salva Stati. Il tentativo dell'Europa di discutere del MES in questa fase è scandaloso. Il Presidente del Consiglio ha detto che non è una priorità per il governo italiano e quindi confido che lunedì venga chiesto il rinvio di questo punto all'ordine del giorno della discussione. Noi ci auguriamo che il governo decida in tempi rapidi nella direzione di avere la zona rossa, non la zona arancione, in tutta Italia. Oggi non abbiamo avuto una risposta positiva, non è stato escluso la possibilità che questo accada in futuro, ma non possiamo perdere tempo. Io credo che dopo la riunione con i presidenti di regione oggi i messaggi che arriveranno al governo saranno chiari a favore di un controllo più drastico, più severo, con una chiusura di attività che non sono ovviamente quelle indispensabili, pensiamo l'alimentazione, l'energia elettrica, ma bisogna fare qualche passo in avanti per salvare vite umane, bisogna farlo prima che sia troppo tardi. Secondo punto, per quanto riguarda gli investimenti, perché le due questioni sono collegate, azione a tutela della salute per impedire l'incremento dei morti e impedire l'incremento preoccupante della malattia, serve un'azione dal punto di vista economico. Abbiamo detto che non bastano gli investimenti annunciati dal governo, il ministro Gualtieri e il presidente del Consiglio ci hanno assicurato che questo non è che è l'inizio, vogliamo vederlo nero su bianco, ma se il percorso è questo, cioè di andare verso investimenti, noi abbiamo detto 30 miliardi, ma anche per noi questo è l'inizio, allora siamo pronti a votare in Parlamento. Terza questione, il commissario che si occupi di, che dia una comunicazione univoca al Paese, perché quello di cui hanno bisogno gli italiani è sapere cosa possono fare, cosa non possono fare, cosa devono fare, quando possono uscire, quali esercizi devono essere chiusi. C'è ancora confusione, servirebbe un commissario straordinario, non che sostituisca il Presidente del Consiglio, non deve neanche sostituire il Capo della Protezione Civile, deve coordinare, essere una sorta di segretario generale che possa coordinare tutti gli interventi, dalla pulizia straordinaria, alla disinfestazione delle strade, alla chiusura dei caselli stradali laddove dovesse servire, insomma qualcuno che agisca da un punto di vista operativo. La risposta è stata di un'apertura, vedremo e ci auguriamo che sia un personaggio di alto profilo, cioè che sia all'altezza della situazione di emergenza. Per quanto riguarda il MES e l'Europa siamo stati molto chiari, il MES deve essere inserito in un contesto più ampio, come ha detto Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio ha detto che non è una priorità, quindi ci auguriamo che l'Italia blocchi il dibattito e l'adozione del MES durante la prossima riunione dell'Eurogruppo. Per quanto riguarda l'Europa, la BCE deve investire, lo può fare, può acquistare titoli di Stato, molto di più di quanto sta facendo oggi, può acquistare titoli della Banca Europea degli Investimenti, può finanziare le banche, quindi ci può essere una iniezione di denaro in un contesto europeo, perché oggi la questione è europea. Abbiamo ottenuto la riunione di tutti i presidenti, dei capi di Stato e di Governo che si svolgerà oggi per via telematica con Charles Michel, devono essere coordinate le azioni economiche e per la tutela della salute dei cittadini italiani oggi in modo particolare, ma europei domani, perché il contagio si sta sviluppando in tutta Europa, quindi abbiamo chiesto a Conte di essere determinato in un'attività di coordinamento e anche perché poi abbiamo bisogno noi, visto che siamo in un mercato unico, visto che esiste la solidarietà o dovrebbe esistere la solidarietà europea, quando c'è bisogno di avere macchinari per la rianimazione, c'è bisogno di mascherine, non può esserci un mercato chiuso e questo vale oggi per l'Italia, ma domani dovrà valere per qualche altro Stato. Quindi vediamo che cosa decideranno oggi. Noi ci auguriamo che facciano in fretta, che non si perda assolutamente tempo per impedire l'aumento del numero dei morti. Quindi scusate, allo stato attuale, dopo l'incontro col governo, le posizioni restano invariate o siete in attesa di una risposta da parte del governo sulle vostre proposte? No,
ci hanno detto vi faremo sapere. Io penso che noi come coalizione di opposizione stiamo dimostrando responsabilità, costruttività, voglia di dialogo, voglia di superare le distanze, le differenze, però se lei mi chiede è contento di quello che ha sentito, no. Non ci sono tempi certi per il sostegno all'economia, pagamento degli affitti, pagamento dei mutui, pagamento dell'IVA, scontrino elettronico, lotteria degli scontrini, c'è il popolo degli autonomi dimenticato, ma soprattutto oggi abbiamo parlato di emergenza sanitaria e ho la percezione che qualcuno non abbia chiaro che cosa sta succedendo negli ospedali di mezza Italia e che cosa rischi di succedere negli ospedali dell'altra parte d'Italia. Perché il sistema sanitario lombardo, grazie ai medici, sta rispondendo in maniera eroica a un'emergenza. Se Dio non voglia, per la mancata volontà di chiusura, per mancanza di coraggio, questo virus si propagasse a tutta Italia, altre regioni non hanno i numeri e gli strumenti che ha il sistema sanitario lombardo. E quindi non vorremmo fra 10 giorni tornare a Palazzo Chigi, perché è sempre fastidioso, dicendo... Noi avevamo, non noi, non abbiamo portato al tavolo il parere di Salvini, Meloni o Tajani, il parere dei medici e il parere degli stessi imprenditori che dicono piuttosto preferiamo, visto che abbiamo le aziende chiuse e i negozi chiusi, chiudere per 20 giorni e poi ripartire tutti insieme che non capire che cosa bisogna fare. E quindi vi faremo sapere. Noi il nostro l'abbiamo fatto, la coscienza ce l'abbiamo a posto, speriamo che qualcuno ci pensi. Hanno anche annunciato, la disponibilità operativa a fare dei tavoli tecnici sia in materia economica sia in materia sanitaria. Vedremo quando si comincerà, però servono azioni concrete, non si può più perdere tempo perché la velocità di diffusione del virus è molto preoccupante, non è un virus normale, è un virus aggressivo e non si può permettere che quello che è accaduto in Lombardia e nel nord poi accada nel centro-sud, perché come diceva giustamente Salvini il sistema sanitario delle regioni del sud non è forte e competitivo come quello del nord, quindi bisogna impedire assolutamente, se vogliamo salvare vite umane, se vogliamo impedire il collasso del sistema sanitario del centro-sud, impedire l'avanzata del virus. Avete chiesto di migliorare... Sette due cose, la prima, la risposta di Conte è stata rispetto alla stretta ulteriore, non ora o non si farà? Seconda domanda, avete parlato di scostamento, si è parlato di cifre, 7 miliardi di cui, 10 miliardi di cui si parla oggi e 70 di cui parlavate ieri. Allora il punto è proprio che non ci sono risposte chiare, perché sul tema della stretta dei diciamo 15 giorni tutti a casa, il governo dice che oggi non intende farlo, ma domanda precisa, prendete in considerazione che si debba fare più avanti, il governo non risponde. Che vuol dire? A casa mia che lo prende in considerazione, ma se lo prende in considerazione fra 15 giorni, fra 10 giorni, fra un'altra settimana, potrebbe essere troppo tardi anche per quel genere di misura. Per cui noi su questo abbiamo chiesto un approfondimento ulteriore sulle misure economiche. C'era il ministro Gualtieri ha detto molte cose che sono però dei titoli e non si capisce, hanno detto sì, 7 miliardi e mezzo per noi, vediamo di cercare più risorse, ma... senza dare cifre. E anche sui provvedimenti sono stati sulla carta diciamo prese in considerazione molte delle misure che erano contenute nel documento di centrodestra, il tema dell'estensione della cassa integrazione, il tema dei congedi parentali, il tema della sospensione di tutti gli adempimenti dei pagamenti delle cartelle esattoriali, ma il titolo non risolve il problema, perché noi abbiamo proposto, faccio l'esempio, un congedo parentale pagato al 70%, il governo dice ne studiamo uno che va dal 30 all'80%, dipende dalla soglia di reddito. Sì, ma qual è la soglia di reddito? Perché la soglia di reddito cambia il provvedimento, quindi speriamo di poter discutere di qualcosa che non siano semplici titoli per diciamo così dire sì, vi stiamo ascoltando, ma di poter entrare nel merito di misure che chiaramente poi per come vengono codificate sono misure efficaci oppure no. Avete chiesto di migliorare la comunicazione della Presidenza del Consiglio quando si svolgono i consigli dei ministri, perché i due ultimi incontri hanno provocato la fuga dal Lombardo-Veneto e la corsa al supermercato. Diciamo che evidentemente qualcuno ha sbagliato qualcosa, ma non è il momento di andare a cercare responsabilità, emergenza finita, andremo a vedere, anche perché se uno dovesse riavvolgere il nastro... Uno potrebbe dire che se avessero ascoltato i medici, i virologi e i governatori del nord a inizio febbraio
non saremmo in questa situazione, però più della comunicazione ci interessa la sostanza. Oggi il problema, che poi sarà un problema in borsa, sarà un problema per i lavoratori, per gli imprenditori, è che non c'è una risposta certa. Io preferisco uno che mi dice apro tutto o chiudo tutto, ma gli italiani sanno. Gli italiani in questo pomeriggio non sanno. De Luca ha chiuso i parrucchieri in Campania. Quindi cosa ci sarà? L'esodo di quelli che si devono tagliare i capelli da Napoli a Roma? Non è sensato. Salviamo alcuni interessi nazionali, l'alimentare, il sanitario e le forze dell'ordine, e tutto quello che non è strategico si chiude. Anche perché qualunque commerciante o qualunque taxista vi può dire che sono formalmente aperti ma hanno i negozi vuoti. Perché se tu dici che il negozio è aperto, però inviti la gente a non uscire di casa, perché il negozio... Gli uffici pubblici, i sindaci, noi abbiamo portato sul tavolo l'emergenza dei comuni. Rimandare le approvazioni dei bilanci dei comuni. I comuni stanno in piedi grazie alla tassa sul soggiorno e alle multe. Turisti non ce ne sono, auto non ne girano e quindi occorre un intervento straordinario a sostegno dei sindaci. L'unica micro soddisfazione è che sulle cifre non ci hanno dato un numero, però erano partiti da 3, sono arrivati a 7, forse si avvicinano ai 10. Se superiamo i 30 una volta per tutte, come abbiamo proposto noi, con soldi certi, evitiamo altre 7 puntate o conferenze stampa notturne. È troppo presto per una zona rossa europea? Non tocca a noi deciderlo, ma noi abbiamo proposto fin dall'inizio il coordinamento dei 27 stati membri sulla vicenda coronavirus, perché ripeto, il contagio non è che segue le frontiere, il contagio è pericoloso. Avete visto quello che sta succedendo in Francia, quello che sta succedendo in Gran Bretagna, quello che sta succedendo in Spagna, quello che sta succedendo in Germania. Serve un coordinamento per le misure sanitarie e serve un coordinamento anche per un'azione forte da parte della Banca Centrale Europea, che certo è indipendente, ma quando c'è una spinta politica è chiaro che la Banca Centrale Europea non può fare orecchie da mercante. Ecco perché l'Europa è partita con grande ritardo, come accadde con la crisi di Lehman Brothers, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi basta ritardi sia in Europa sia in Italia, perché la situazione è preoccupante e va affrontata in maniera proporzionale al rischio. Quindi serve determinazione, serietà, saggezza, concretezza. Non bisogna avere paura, ma bisogna avere il coraggio di affrontare e sconfiggere il male. C'è l'ipotesi del governo di unità nazionale? No, l'ipotesi del governo di unità nazionale non c'è, però c'è invece la necessità di uno Stato che si assuma le sue responsabilità. A me pare che la ragione per la quale c'è molta confusione su quello che i cittadini debbano fare, tenere aperto, tenere chiuso, il fatto che si dica potete tenere aperto ma dovete mantenere un metro di distanza, esattamente un parrucchiere a mantenere un metro di distanza con uno al quale deve tagliare i capelli, come dovrebbe fare? La sensazione è che il governo intenda così scaricare sulle famiglie e sulle imprese delle responsabilità che non si vuole assumere. Mi spiego, se io ti dico che devi tenere chiuso, chiaramente poi ti dirò anche come ti ristoro, siccome non voglio assumermi questa responsabilità rimando a te la decisione di chiudere o di non chiudere. Non è qualcosa che si può fare in questo momento. Un momento come questo lo Stato dice cosa va fatto, come si fa e come ti aiuta a farlo. Questo fa una nazione seria e questo noi abbiamo chiesto di fare al governo. Ultima nota, abbiamo sottolineato, visto che i simboli sono importanti, che non è possibile che nel mondo girino immagini delle carceri italiane in rivolta con fughe di massa, morti, feriti e sequestrati. Uno Stato che si rispetti, se vuole far rispettare una zona rossa, fa rispettare la legge nelle carceri usando il pugno di ferro, non mandando qualcuno a dialogare o aprendo dibattiti con i rappresentanti e i garanti dei detenuti. Qua gli unici garanti che ci interessano sono quelli dei poliziotti. Abbiamo visto scene surreali, non è possibile che ci siano decine di carceri in rivolta senza che lo Stato dimostri di essere lo Stato, con le buone o con le cattive maniere, perché altrimenti è chiaro che se te ne scappano 73 dal carcere di Foggia, poi tu vai a dire che fai la zona rossa e ti saluto e buonanotte. Quindi, insomma, noi comunque siamo a disposizione giorno e notte per qualunque consiglio ci venga richiesto, sperando che ogni tanto qualche consiglio venga anche
accolto. Grazie delle carceri, grande solidarietà a tutte le forze dell'ordine, a cominciare dalla polizia penitenziaria, ai carabinieri, alla polizia di Stato e alla Guardia di Finanza e anche alla polizia locale. Grazie, buona giornata. Buon lavoro.